Novas, settimanale di informazione della Regione Autonoma della Sardegna. Un nuovo patto con lo Stato per rivendicare le risorse della Sardegna. Semplificazione, la Sardegna al top in Italia. Grenache du Monde, Cannonau al centro di un'alleanza tra paesi mediterranei. Sardegna, protagonista al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. La Regione apre ufficialmente con il Governo una nuova vertenza Sardegna a tutela delle sue finanze e si appresta a scrivere un patto con lo Stato che le consenta di tenere in cassa i propri soldi e usarli per realizzare programmi di investimento e crescita. Il vicepresidente Raffaele Paci ha aperto e tracciato il percorso a Roma incontrando il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa. Abbiamo un livello di accantonamenti assolutamente troppo elevato e chiediamo che siano drasticamente ridotti e sono risorse che spettano alla Sardegna in base allo statuto ed è ormai il tempo di finire con questi tagli. Si lavora dunque a un nuovo patto Stato-Regione che a partire dal 2018 preveda una drastica riduzione degli accantonamenti e l'avvio di un percorso per l'assunzione delle piene funzioni sulla finanza locale. Ma già per il 2017 si punta ad alcune risposte concrete: l'accesso ai fondi per le regioni, a quello per province e città metropolitane e al Fondo Nazionale per i Farmaci Innovativi. Abbiamo una situazione di crisi e dobbiamo intervenire nello specifico per quanto riguarda la nostra regione e vogliamo farlo con le nostre risorse. Non stiamo chiedendo elemosina a nessuno, vogliamo le nostre risorse per fare politiche di sviluppo per i nostri cittadini. Con l'obiettivo di agganciare quei finanziamenti dei fondi nazionali, la Regione ha dunque deciso di aprire un nuovo percorso con il Governo per definire un accordo complessivo a tutela della Sardegna. La burocrazia è un mostro, non si può sopprimere, ma si può addomesticare. Come? Semplificando. Quando la macchina amministrativa è moderna ed efficiente, la vita dei cittadini è sicuramente migliore. Evitare file agli sportelli, abolendo documenti da stampare, presentare e carta bollare, è un passo importante. La Sardegna cammina già su una strada virtuosa, lo sanno le imprese che da alcuni anni accedono allo sportello telematico SUAP, che utilizza il sistema delle pratiche online. La novità è il SUAPE, che accorpa e integra le funzioni svolte dallo sportello per l'edilizia. Tutto ciò grazie alla legge per la semplificazione entrata in vigore 3 mesi fa. Proprio nel settore edile la legge abbatte i tempi per i procedimenti. Finalmente anche i cittadini non devono più presentare documentazione cartacea, basta un semplice invio e soprattutto in formato digitale. È autocertificabile perfino il permesso di costruire. Buone notizie anche per chi ha un albergo o un B&B. Con un clic si può autocertificare la classificazione della struttura. Tutto più facile anche nel settore del commercio, basta una semplice comunicazione per le fiere e le sagre o per i cosiddetti negozi a tempo. Da oggi, insomma, possiamo dire addio ai tempi morti e alle lungaggini. 18 ori, 21 argenti e 5 bronzi. È il bottino dei vini sardi alla quinta edizione del Grenache du Monde, la competizione mondiale dei vini Cannonau che quest'anno si è tenuta tra Nuoro, Alghero e Cagliari. 44 medaglie che certificano l'eccellenza della produzione vitivinicola isolana, capace di misurarsi a testa alta con colossi come Spagna e Francia. Le medaglie senz'altro aiutano a vendere e danno anche la soddisfazione al produttore, che quindi capisce che si trova sulla strada giusta e sono sempre, come dire, un modo per spronare a fare di meglio. Sicuramente quello che ha colpito è il carattere del Cannonau, più sanguigno, più sincero e che forse in qualche modo rappresenta anche caratterialmente e culturalmente noi sardi. Ma non è stata solo la qualità dei vini in concorso a decretare il successo della Sardegna al Grenache. Grande apprezzamento ha riscosso anche la formula itinerante scelta quest'anno, che ha presentato più territori dell'isola a giurati e produttori provenienti da 15 paesi del mondo. La prima volta che il concorso si svolge su un'isola, siamo molto fieri perché la Sardegna è anche una grande isola, un grande terroir per le Grenache. E il Cannonau diventa così il perno di un'intesa tra i paesi produttori, già con un occhio alla prossima edizione del concorso che si terrà nell'aprile 2018 nella regione catalana della Terra Alta. È un passo avanti nella volontà di allearsi tra le zone produttrici di Grenache e del mondo, e più specificatamente del Mediterraneo. E nella prossima edizione che faremo in Catalogna, uno dei nostri obiettivi è quello di continuare con lo spirito di mettere insieme le regioni produttrici di questo vino. Credo che sia proprio una buona opportunità per tutti,
anche per creare una piattaforma che vada anche al di là del concorso, ma che metta in comunicazione noi produttori di Grenache di tutto il mondo. La Regione, organizzatrice del concorso col tramite dell'agenzia Laore, punta a mettere subito a frutto il successo di Grenache, non solo sotto il profilo produttivo, ma anche in chiave turistica. La Sardegna è una delle 5 blue zone del mondo dove si vive più a lungo, la terra dei longevi, la terra dei centenari, anche grazie alle eccellenze dell'agroalimentare. Stiamo riposizionando il prodotto Sardegna puntando molto sulla qualità della vita e il Canonau è sicuramente un elemento decisivo per raccontare questa nuova strategia. Il vino vuol dire tradizione, vuol dire legame con il territorio, una delle poche cose che non si possono copiare. Dobbiamo sviluppare le filiere, i nostri produttori spesso sono troppo piccoli per riuscire ad operare sui mercati esterni e quindi dobbiamo aiutarli a fare rete, a fare un marchio riconoscibile in modo tale che anche le piccole produzioni all'interno di un marchio noto possano accedere ai mercati più ampi. La Sardegna in vetrina a Roma grazie all'iniziativa promossa dal MIBACT, gli italiani dell'altrove. Sardi sparsi nella penisola, rappresentati dai circoli, da Succoncur du Planu de Murtas di Pozzo Maggiore, si sono ritrovati per parlare di tutela delle minoranze linguistiche storiche e immigrazione. Hanno cucinato, suonato e cantato al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, che ha ospitato un allestimento sul tema della Sardegna tradizionale. Antonia Pasquarecchia, segretario generale del MIBACT, ha parlato della Sardegna terra dal valore straordinario. La minoranza linguistica della Sardegna ha un valore straordinario, si identifica con un'intera isola che è una regione d'Italia, ma è anche un'isola piena di ricchezze culturali, di ricchezze linguistiche, sociali e non gastronomiche. e anche di usi e etica. L'etica dei sardi è famosa e noi la dobbiamo rispettare e integrare nella nostra dimensione nazionale. L'assessore Firino, presente all'evento, ha definito la lingua sarda qualcosa che si evolve e si arricchisce anche grazie ai percorsi migratori. Parlare di identità, parlare di lingua, significa non considerare un dato fermo, immobile nella nostra società, nella nostra identità, ma significa parlare di un qualcosa che si evolve e di un qualcosa che si arricchisce anche di ciò che accade. La Regione è inoltre in via di chiusura con la RAI per la convenzione che garantirà la diffusione di trasmissioni in lingua sarda. Lo scorso mese di dicembre la convenzione Regione-RAI per l'anno 2017. La sua dichiarata assunzione di impegno per il riconoscimento della lingua sarda negli strumenti normativi nazionali perché, lei ha affermato, si ponga fine alla discriminazione fra le minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese.